Tozzi, Borzoi e Padovani. Un altro gol, ma soprattutto anche una buona gara tua e di tutta la squadra. Ma oggi era una gara molto insidiosa perché giocata contro una squadra molto aggressiva che corre molto su un campo praticamente impossibile. Abbiamo dimostrato di essere veramente forti, di essere una grande squadra, un grande gruppo. Naturalmente sono contento anche per il gol, però come dico sempre il merito va a tutta la squadra. Hai promesso a tua moglie che porti in regalo 10 gol? No, non ho fatto promesse di nessun tipo. In questo momento andiamo avanti su questa strada che penso sia quella giusta e poi alla fine tireremo le somme. Senti, dopo 4 palle gol sfumate, meno male questo colpo di testa tuo, quella palla non sembrava che non scendesse mai, insomma. Poi lì vicino all'angolino quasi... Pizzo ha messo un cross perfetto, la palla arrivava giusta, io ho avuto tempo di guardare il movimento del portiere, ho mirato l'angolino e fortunatamente è andata bene. Un bel segnale quello che viene fuori da oggi, questa è una squadra che ha sempre fame nonostante che abbia allungato il passo, insomma questa è la qualità principale per poter vincere i campionati. Sì, no? Penso proprio di sì, quello che dicevo all'inizio, penso che oggi abbiamo dato proprio una dimostrazione che il gruppo è forte, compatto e soprattutto è forte mentalmente. Non siamo assolutamente appagati, anzi ci siamo ripromessi inizio campionato di fare diciamo un campionato in crescendo. Il nostro obiettivo è migliorare partita dopo partita e non ci interessa che distanza sono gli avversari. Noi facciamo ogni domenica la nostra partita e andiamo avanti così.